di lasciare la parola al nostro candidato sindaco, anche al nostro sindaco Cesare Taurino. Vorrei salutare la nostra supporta molto anziana, Natalina, dopo 80 anni e 50 anni. Un video perché ha abbandonato per problemi di audio, non l'abbiamo potuto far vedere, lo facciamo vedere stasera qui a Galignano e poi domani sera a San Donato.
lasciare la parola al nostro sindaco Cesare Taurino e al nostro consigliere Simone Dell'Anno. Cari amici e cari amici, buonasera. Questa sera, dopo questo piccolo intervento del nostro sindaco, riprenderemo con le linee programmatiche, in particolar modo la parte qualificante di Galugnano. Poi ci sarà un intervento di Simona Dell'Anna, quindi di Antonella Cucuraghi e poi a chiudere Emanuele Dell'Anna. Come vedete, noi non abbiamo paura di far parlare nessuno, nessuno si nasconde, sono tutte facce pulite, tutti hanno qualcosa da dire e tutti hanno qualcosa da dire. Noi non prendiamo lo spazio a nessuno e prendiamo da parte anche dei nostri competitor che facciano la stessa cosa. Non vogliamo ostruzionismo, non facciamo ostruzionismo, ci devono lasciare parlare e noi lasceremo parlare loro. Una volta detto questo, noi abbiamo cominciato a girare per le vie dei nostri paesi, sia di San Donato sia di Galugnano, e tutte le volte che suoniamo, bussiamo alle porte, ci aprono e ci sorridono, le persone ci sorridono. Canicelli raggiati non ci innaia a qua. Potranno avere delle idee magari diverse, e non tutti hanno le idee diverse, anzi la maggior parte sono molto coerenti con le nostre. Sicuramente noi non abbiamo aggredito nessuno, non lo faremo e non siamo e non vogliamo scendere sul personale assolutamente, quindi ripeto, Canicelli raggiati non ci innaia. Ricordo a tutti che domani ci sarà il sit-in a Cavallino alle 5:30 insieme ad un'associazione di Lizzanello, insieme al comune di Lizzanello, a San Donato e a San Cesario, e contro l'accoglimento dei rifiuti da parte della regione Lazio, di circa 400 tonnellate di rifiuti che vengono appunto da Roma e che la nostra regione, il caro Emiliano e il caro commissario Grandaliano hanno deciso di accogliere qui a Cavallino. Noi assolutamente non possiamo accettare tutto questo, per cui manifesteremo, faremo un sit-in dalle 5:30 in poi e vieteremo assolutamente ogni forma di prevaricazione che possa ulteriormente vessare le nostre terre, la nostra gente, le nostre, e soprattutto i nostri bambini. Da questo punto di vista intendevo sottolineare, sempre per quanto riguarda il discorso della discarica di Cavallino, che fino ad oggi non è stato fatto alcun ampliamento, perché il progetto sia stato già presentato ed è abbastanza avanti, proprio perché grazie alla nostra assessore all'ambiente Samuela Poggetti siamo stati il primo e l'unico comune del Poggi. Dopodiché si sono aggregati gli altri comuni, le associazioni, e quindi poi in virtù di questo è stato presentato un ricorso e al momento il ricorso è stato accolto, per cui l'ampliamento della discarica di Cavallino, grazie a questa amministrazione, non a nessun altro, al momento è sospeso. Sempre per quanto riguarda il discorso delle linee programmatiche, l'altra volta abbiamo parlato a San Donato della riqualificazione di una serie di aree urbane, tra cui il parco, l'area Vese qui a Galugnano, che intendiamo appunto riqualificare da un punto di vista delle attrezzature e dei percorsi, in maniera tale da dotare tutta quell'area di una serie di giochi e di attrezzature, per cui i più piccoli, ma anche le persone di media e di età avanzata, possano trascorrere delle ore in relax, dotando anche quella struttura di un'area a servizio della ristorazione, un piccolo boschetto gestito da qualche soggetto privato, in maniera tale appunto da poter incentivare anche la piccola imprenditorialità. Sempre una progettualità
metropolità in essere già espressa, un progetto già presentato che riguarda qui Gualugnano, e poi la realizzazione e il potenziamento della rete pluviale urbana, la fognatura bianca nell'area delle Pozze, come dicevo qualche giorno fa, adesso vi possiamo far vedere anche qualche pozza della bathymetria presentata. Il progetto è stato già presentato e ha un valore complessivo di oltre 900.000 euro. A settembre-ottobre speriamo venga finanziato, in maniera tale che già all'inizio del 2019 si possa risolvere qualche problema di allagamento sulla zona delle pozze, appunto su questa zona qui del centro storico, soprattutto alle spalle del Palazzo dell'Anos, via Garibaldi e la zona antistante l'oratorio sulla traversa di via Garibaldi. Quindi qui contiamo per settembre di intercettare questo finanziamento ed avviare i lavori a gennaio-febbraio dell'anno prossimo. Di riqualificazione e di rigenerazione urbana sostenibile, come sapete nel mese di aprile abbiamo intercettato il finanziamento che riguarda la rigenerazione urbana, appunto, che qui a Gualugnano riguarda la via Nunziata. Quindi se da una parte ridarà lustro a quell'area attraverso la realizzazione del basolato, dall'altra cercheremo di collaborare il più possibile con la Curia e con l'Arcidiocesi in maniera tale da intercettare qualche forma di finanziamento per recuperare anche parte del prospetto e l'area interna della chiesa dell'Annunziata, in maniera tale da avere una soluzione integrata, riqualificata e che sia un'eccellenza qui per il territorio di Gualugnano. Chiudere questo breve intervento in maniera tale da poi da lasciare lo spazio agli altri, perché sono tre altre persone che devono parlare. Un altro importante intervento che intendiamo realizzare, qui il progetto è stato già presentato ad ottobre scorso e sicuramente verrà finanziato perché ci siamo già sentiti con la regione, riguarda la riqualificazione della ex scuola di via Provinciale, in maniera tale da creare un centro ludico ricreativo da destinare ad una serie di attività di socializzazione, ad attività appunto culturali, per la creazione di attività inerenti allo spettacolo e tutta una serie di attività che poi vi dirà meglio Emanuele alla fine, collaborazione con una serie di associazioni locali, tra cui l'associazione Gigas, che ci ha dato un forte aiuto. La dottoressa Lezzi è stata, che ringrazio, ci ha dato un grosso aiuto per quanto riguarda la riqualificazione di quell'area. Sempre nell'ambito di questo progetto di efficientamento energetico, che prevede anche la sistemazione dell'area antistante la ex scuola stessa, per cui parte del muro che cinge quella struttura di recinzione esterna verrà basolata tutta l'area antistante, per cui si elimineranno le barriere architettoniche e si creerà tutta una zona assolutamente di notevole gradevolezza e di notevole importanza anche da un punto di vista architettonico. Quindi dicevo, sempre nell'ambito dell'efficientamento energetico, a San Donato invece verranno ristrutturati ristrutturate le abitazioni di via Perna, dove anche su segnalazione delle persone che ci abitano ci sono una serie di problematiche, quindi abbiamo approntato un progetto di oltre 800.000 euro che permetterà a 7 famiglie di poter migliorare le proprie condizioni e quindi il comfort abitativo. Quindi anche questo contiamo di avviare, anche per questo progetto contiamo di avviare i lavori nel prossimo settembre. Io per questa sera mi fermo qui, lascio la parola a Simona Dell'Anna che ci illustrerà alcune idee programmatiche inerenti al welfare e le politiche sociali, poi sarà la volta di Antonella Cucuraghi che invece ci parlerà della devianza e del recupero soprattutto nelle carceri dove lei svolge il proprio lavoro, e infine chiuderà Emanuele portando anche una testimonianza di un'importante iniziativa e di un'attività
molto importante, ovviamente anche un intervento di 75 mila euro per l'attività culturale che abbiamo intercettato insieme al Teatro dei Leni con il Comune di San Donato Capofila e che oggi ha avuto la presentazione al Palazzo Adorno a Lecce. Quindi passo la parola a Simona Dell'Anna, buonasera a tutti. Simona Dell'Anna, 43 anni, sposata e madre di due bambini, due ragazzi ormai. Brava! Per cominciare volevo dire che per me intanto è un onore essere qui questa sera con questa squadra. È una squadra coesa, è una squadra protesa verso un unico obiettivo, imprescindibile, il bene per Galugnano e San Donato. Brava! Nasce sicuramente dall'amore per il mio paese, un paese che presenta problematiche, chiaramente, ma un paese che merita qualcuno che se ne prenda cura. E noi, tutti quanti noi su questo palco della Lista Libertà, tutti quanti noi della Lista Libertà ci prendiamo questo compito, ci prendiamo questo onere, prenderci cura del nostro paese, e lo facciamo nel riflesso e sull'esempio di onestà, dignità e coerenza che questa amministrazione uscente ci ha regalato. Leggendo il nostro programma ci si rende presto conto che è un programma importante, un programma pieno di buoni propositi e di progetti per San Donato ma anche per Galugnano. E tutti quanti noi dall'11 di giugno saremo pronti a spendere le nostre idee, le nostre energie, le nostre competenze affinché questo programma trovi realizzazione. Allora, la mia attività lavorativa consiste nel coordinare un servizio di assegnazione e distribuzione di ausili igienici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto. Lavoro per una grande azienda, una grandissima azienda, e il mio posto di lavoro sono gli uffici protesi delle ASL. Questo cosa comporta? Comporta che ogni giorno sono a contatto con tantissime persone che mi vengono a raccontare i loro problemi. Questo fa sì che io faccia mie, particolarmente mie, le tematiche che toccano il sociale. Quindi io in prima persona, ma tutti quanti noi, nella riprogettazione dei servizi sociali abbiamo un unico obiettivo: mettere al centro sempre di più i disabili, gli anziani e i minori, in ogni modo. Certamente sostenendo le famiglie, certamente cercando di abbattere tutte quelle barriere anche burocratiche che si creano e che molto spesso creano un muro e sono molto difficili da superare. Certamente creando una fitta rete di connessione tra istituzione e famiglie, creando una società dove tutti quanti possano sentirsi accolti e protetti, che è fondamentale, no? Sempre per il lavoro che svolgo, mi trovo a vedere, ad ammirare dei servizi che vengono offerti regolarmente, vengono erogati regolarmente nelle città del nord. Bene, cari amici, a me piacerebbe moltissimo che quei servizi fossero la regola anche per il nostro comune. Quello che a me piacerebbe fare personalmente, offrire dei servizi ludico-ricreativi per tutte le persone che hanno delle difficoltà, delle disabilità e che molto spesso con il passare degli anni si trovano costrette in casa, perché
con il passare degli anni i genitori chiaramente invecchiano, non hanno più l'energia, la forza, la possibilità di garantire ai figli quei servizi o quelle attività che un tempo erano regolari. Okay. Poi c'è un altro punto che mi piacerebbe, l'infermiere comunale. L'infermiere comunale è una figura a disposizione delle persone. Questo, diciamo, è un orientamento che stanno prendendo anche i comuni vicini a noi. Beh, perché non farlo prima? Magari anche meglio, no, degli altri. C'è un altro aspetto, a prescindere da quello sanitario, che ci è molto chiaro e molto a cuore ci sta. E la creazione di un asilo nido comunale. Questo perché? Per venire incontro alle famiglie certamente, ma soprattutto per venire incontro alle donne, alle madri lavoratrici, donne che hanno il diritto di vedere garantito, di sentire tutelato il diritto al lavoro, il diritto a continuare la propria attività lavorativa, ma allo stesso tempo hanno il diritto ad avere un figlio, il diritto alla maternità. Una visione, diciamo così, positiva della realtà, ma noi qui su questo palco ci crediamo fermamente e quindi con la forza che caratterizza i sognatori andiamo avanti per creare il nostro modello di società. E quindi la domanda che ci muove e che ci deve muovere, che ci muove e cosa possiamo fare noi adesso per le generazioni che verranno. E quindi siamo noi adesso quel punto d'incontro, quella connessione tra la continuità e il rinnovamento. E per questo a gran voce chiediamo la vostra fiducia, dateci fiducia e non ve ne faremo pentire. E un'altrettanto sensibilità a favore delle persone
che hanno bisogno di essere aiutate, cercando di combattere con tutte le mie forze fenomeni attinenti alla marginalità, devianza, mancanza di lavoro. Problematiche queste che possono essere, se non risolte, quantomeno attenuate attraverso la cura quotidiana, il saper ascoltare e soprattutto attraverso interventi educativi e formativi che possano portare alla crescita e progettare il reinserimento. Credo fermamente nei valori etici della legalità e dell'educazione. Sono mamma di due bambini e ritengo che i nostri figli, che sono il futuro della nostra comunità, debbono essere educati alla cultura delle legalità, perché stili di vita sbagliati portano alla dispersione della persona. Pertanto combattere la devianza minorile, anche e soprattutto con il sostegno alla genitorialità. È importante che i genitori possano ricevere l'aiuto di esperti o semplicemente l'aiuto di altri genitori, acquisendo le conoscenze necessarie all'occorrenza. Per far ciò è necessaria la disponibilità di tutti noi. È preziosa è la collaborazione di tutte le risorse esterne presenti sul territorio, famiglia, scuola, enti pubblici, volontariato. Grazie Antonella, due interventi molto precisi su tematiche molto importanti, a cui siamo molto sensibili e teniamo molto. E proprio a questo proposito intendo precisare che tra le varie progettualità espresse c'è anche l'idea di realizzare un centro diurno per minori nella stessa area in cui sorgerà la cittadella dello sport, dove appunto i nostri ragazzi dalla tenera età fino alla maggiore età possano trovare dei momenti di socializzazione, dei momenti di accoglienza, dei momenti in cui possono crescere sia da un punto di vista del loro sapere, ma anche da un punto di vista della loro capacità di interagire con gli altri. Detto questo, passo la parola ad Emanuele, che vi dico già da 10 minuti o di più, e poi chiudiamo. Grazie Cesare, grazie a tutti voi. Tanti progetti, tante cose pensate da tutti noi, ma soprattutto direi da Cesare Taurino, perché lui è ingegnere. E ci ha fatto capire quanto è importante avere un tecnico all'interno dell'amministrazione. Allora, noi siamo tanti in questa piazza. Continuo a dire che un amministratore da solo non può fare grandi cose. Abbiamo bisogno del vostro sostegno oggi, ma abbiamo bisogno di fare il viaggio insieme. Il nostro non è un viaggio solitario. Un sindaco, un assessore, un consigliere non può fare grandi cose da solo, ma insieme a tutti voi progetteremo e realizzeremo grandi cose per San Donato Gallignano. Noi oggi siamo qui a Gallignano. Gallignano per i gallignanesi è un pezzo di cuore. È un pezzo di cuore per me, è un pezzo di cuore per gli altri candidati di Gallignano. Io sono nato a Gallignano, di genitori gallignanesi.
sono i miei nonni, sono vissuti a Galugnano. Quindi, come dire, c'è un pellegrino che mi può far dire tranquillamente che Galugnano è un pezzo di cuore anche mio. Questo è un paese molto piccolo. Qualcuno, andando in giro in questi giorni a cercare anche un po' di sostegno elettorale, qualcuno mi ha detto: sì, ma Galugnano talvolta muore. E allora io mi sono interrogato su queste frasi abbastanza, come dire, molto, molto fatte, ma a cui bisogna dare un senso. Allora, noi ci troviamo in un paese dove in ogni famiglia, in tutte le famiglie di Galugnano, ci sono figli che sono lontani. Ci sono figli che lontano lavorano, studiano, fanno anche belle carriere, i galugnanesi riescono a fare cose belle altrove. Un tempo il galugnanese che andava fuori per lavoro poi tornava e quindi continuava a vivere a Galugnano. Oggi probabilmente, per via della società che è cambiata, chi va fuori, chi è andato fuori, probabilmente non ritornerà. Allora, qual è la sfida per non far morire questa comunità molto piccola? E questa è la storia di molte comunità, soprattutto del sud, che appunto si spopolano. Allora, la sfida è quella di promuovere il territorio. E allora io in questi anni, grazie alla delega specifica alla promozione del territorio che il sindaco Enzo Conte mi ha conferito nel primo mandato e poi dopo, io in questi anni ho cercato di promuovere Galugnano e l'abbiamo fatto veramente con tante iniziative. Abbiamo curato questa piazza, perché l'abbiamo realizzata noi, abbiamo fatto tanti progetti, tante cose verranno realizzate, e poi ho fatto promozione di peculiarità, di tradizioni galugnanesi. Sono andate bene queste iniziative, siamo riusciti a portare sul territorio tanti visitatori, tanta gente proveniente da ogni parte d'Italia è venuta a Galugnano e ha apprezzato le bellezze culturali, paesaggistiche, storico e artistiche di questa comunità. E quindi ci siamo resi conto che abbiamo un gioiello che va tutelato, va valorizzato, va tenuto molto stretto, e se riusciremo a promuovere bene questa Galugnano, noi riusciremo a far venire famiglie da fuori per vivere in queste vie, in questo bel paese. Molte iniziative che io ho realizzato qui a Galugnano, le ho realizzate con il vice sindaco attuale, con Maria Rosaria Ducci, con cui ho condiviso molti percorsi. Oggi ci troviamo però un po' a disagio, almeno io personalmente, ma direi tutti noi della vecchia vita. Ci troviamo a disagio perché vediamo Maria Rosaria Ducci dall'altra parte, vice sindaco ancora in carica di questa amministrazione, che applaude il nostro avversario, che per inciso di Galugnano non è. E allora io ho già chiesto e ripeto in questo paese che vede la nascita dei suoi genitori e dei miei genitori, io chiedo a lei di venire a spiegare il motivo per cui si ritrova dall'altra parte a sostenere quella lista. Alla luce delle cose che abbiamo visto prima in apertura di questa serata, quando quel candidato sindaco, anzi l'attuale candidato sindaco, allora consigliere comunale, diceva determinate cose degli attuali suoi compagni di avventura, perché noi dobbiamo
candidati dell'altra lista per la foto di rito una maglietta, una camicia bianca. Sarebbe stato bello che tutti gli uomini indossassero una camicia bianca, qualcuno aveva una maglietta, è anche una questione di stile secondo me. Ma comunque hanno indossato questa maglietta e camicia bianca per portare evidentemente luce, il bianco è un colore luminoso. Ma io credo che all'interno di quella lista predomini il buio. Il buio perché qualcuno in passato ha l'energia elettrica in quel consesso l'ha già staccata. Loro hanno dato ad una consigliatura, hanno portato per la prima volta a San Donato nella storia politica del nostro comune il commissario prefettizio. Hanno spento la luce della politica e non l'hanno fatto 50 anni fa, lo hanno fatto praticamente ieri e oggi hanno la faccia, hanno la maglietta bianca e si ripresentano davanti a tutti noi per dire che la luce può essere accesa così molto d'amblè. Io credo che non c'è la possibilità di riaccendere quella luce, perché ci sono tante contraddizioni in quella lista. Chi non vuol vedere, soltanto chi non vuol vedere, non vede le contraddizioni che sono su quel palco. E allora noi dobbiamo essere consapevoli che la proposta vera, nuova di questa campagna elettorale è una proposta che si chiama Lista Libertà, Sindaco Cesare Taurino, e per tutti noi che insieme continueremo a far girare questo orologio che segna il tempo ormai dal 2008, che continuerà a segnare il tempo della comunità di Valignano e di San Donato per i prossimi 5 anni. Ci vediamo domani sera alle 9 a San Donato.